Buongiorno. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, come prima cosa ci tenevo a fare questa conferenza stampa bene o male per ringraziare la società, prima perché mi ha dato l'opportunità di poter allenare una squadra importante come il Catanzaro. Poi volevo ringraziare il pubblico di Catanzaro, i tifosi che sono stati e mi hanno sempre fatto sentire a casa mia e sono stati spettacolari. Ho passato 2 anni splendidi, nonostante ciò non c'ho nulla da rimproverarmi su come è andata, anche perché per quanto riguarda il progetto Catanzaro, per come la doveva portare Cozza al termine, io mi sento in dovere di dire che per me io ho portato a termine in 2 anni quello che mi era stato richiesto, che alla fine mi è stato richiesto in 3 anni di arrivare in B. Ne ho fatti due, il primo anno abbiamo vinto subito, il secondo anno mi hanno chiesto di raggiungere una salvezza, lascio la squadra 3 giornate dalla fine salva, quindi poi i risultati possono essere andati male o no. Io sono consapevole di quello che è successo, un esonero ci può stare anche a 3 giornate dalla fine o una giornata dalla fine. Per quanto mi riguarda, lascio una squadra, la lascio in questo momento salva con un buon vantaggio a 3 giornate dalla fine e sono convinto che raggiungeranno l'obiettivo, o con me o senza di me, come ho già detto, senza di me lo raggiungeranno perché la squadra è una squadra forte ed è una squadra importante. È normale, in tante occasioni i risultati non sono stati favorevoli. Però ci tengo a dire che in 2 anni mi sono tolto belle soddisfazioni assieme ai tifosi del Catanzaro, assieme alla società. Dispiace per quello che è successo nel finale di stagione, però mi assumo come al solito le responsabilità, anche se lascio una squadra salva, però c'è chi si deve assumere anche le sue. Poi ci tenevo anche a dire per quanto riguarda il mio arrivo a Catanzaro. Io sono arrivato a Catanzaro che non c'era niente, zero. Abbiamo fatto in 2 anni dei passi in avanti eccezionali con vincere il campionato, far creare in un anno un settore giovanile importante, quindi ringrazio tutti i tecnici del settore giovanile, Carmelo Moro in particolare perché ha dato una grossa mano alla società, ha dato una grossa mano a me per quanto riguarda il settore giovanile. Ringrazio tutti i miei collaboratori, quelli che hanno collaborato con me, ringrazio anche quelli che erano a fianco a me, non escludendo nessuno. Ringrazio anche il dottore De Santis perché anche se quest'anno non è stato con noi, però mi ha dato una grossa mano. Come ringrazio anche il dottor Quartieri, ma anche il dottor Romeo che da Reggio mi ha dato anche lui una grossa mano per quanto riguarda gli infortuni. Non è una polemica, io sto ringraziando solo quelli che hanno collaborato perlomeno con me, non è né una polemica per quanto riguarda qualcuno né nessuno. Mi sento il dovere di ringraziare chi mi ha dato in 2 anni una mano, questo senz'altro, come ringrazio i proprietari dell'albergo che mi hanno fatto sentire a casa, del Benny. Per il resto non c'ho nulla da dire, se mi volete fare qualche domanda vi posso anche rispondere su quello che volete sapere, però che siano domande non mirate ad andare a cercare polemiche perché non sono venuto per fare polemiche, gli auguro a chi è subentrato al posto mio di fare il meglio per il Catanzaro perché Catanzaro merita qualcosa in più. Io vado via da Catanzaro con un progetto avviato e mi auguro che in futuro quel progetto che ho avviato possa andare avanti. Questo è quello che auguro a Catanzaro e quello che auguro ai tifosi del Catanzaro perché in 2 anni non ho mai sentito una critica contro la squadra, contro l'allenatore o contro la società. È normale che dopo una partita ci può essere qualche malumore, ci sta dappertutto. E ringrazio anche quelli lì che ci hanno potuto criticare in quei momenti, però li capisco perché nel
quando non si ottengono dei risultati c'è sempre chi può contestare, però li capisco, fa parte del mondo del calcio. Ringrazio anche loro perché senza di loro non si potrebbero dare altre risposte. Non so se sono polemico, non voglio sapere se a livello di aspettative si sente tradito da qualcuno e poi cosa ha imparato da questo secondo campionato come esperienza personale, da questo, non quello dell'anno scorso, quello di quest'anno. Quello di quest'anno ho imparato tanto, ho visto tante cose di positive e negative, devo cercare di raccogliere il meglio. Di sicuro accetto la decisione della società, ma non la condivido perché io lascio una squadra a 3 giornate dalla fine salva, quindi per me andar via può essere una sconfitta o non. Io vado via che lascio la squadra che trovo con 3 punti di vantaggio in questo momento salva, quindi qualsiasi cosa che mi si può dire, io a Catanzaro ho portato una promozione, vado via con la squadra che salva, nel settore giovanile 2 squadre vanno a fare quasi certamente le finali, avevo cercato di costruire qualcosa di importante, ora bisogna vedere chi da domenica in poi, da dopo la partita, è subentrata al sottoscritto in tutti i sensi, se è in grado, e me lo auguro, possa portare avanti il progetto Catanzaro. Me lo auguro perché Catanzaro è una piazza particolare, una piazza importante, no, senza togliere nulla alle altre piazze, Catanzaro ha fatto la storia ed è anche una società gloriosa. Quindi io sono del parere che ora come ora bisogna tutti di fare Catanzaro, poi a fine anno ognuno valuterà le proprie scelte. La prima domanda, sotto l'aspetto tecnico, se si sente tradito o come aspettative da qualcuno? Beh, non è che mi sento tradito, è normale, io ho riflettuto, infatti io posso dire solo una cosa, che nel girone d'andata, che tutti mi criticavano, i vecchi, i nuovi, io dico che il girone d'andata la squadra ha fatto bene, il girone di ritorno ha fatto meno bene. Noi abbiamo fatto fino alla partita col Barletta 24 punti al ritorno, il girone abbiamo fatto 9 punti, però i problemi sono di tutti, non sono né miei, né del Cosentino, né di Ortoli, né di Marco. E ha sbagliato tutti, quindi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Io ho pagato, sono stato il primo a pagare, mi auguro che le cose possano andare bene, perché alla fine nel calcio è la regola, prima ero dall'altra parte e pagava il tecnico, io da calciatore una volta finito me ne fregavo, ora da tecnico dico che abbiamo sbagliato tutti, però paga sempre il tecnico, quindi è il calcio, si fanno delle scelte, di sicuro accetto la scelta della società, però non la condivido, quello sicuramente. Mister, dà per certa la salvezza. Lei ovviamente ha come obiettivo il Viareggio, che non faremo altri punti, abbiamo 3 punti di distacco, eccetera, ma No, non si può dare per sicuro non è forse. che do per sicuro la salvezza, aspetta, non confondiamo le parole, io ho detto, io lascio una squadra salva in questo momento, io sono convinto che la squadra la portavo all'obiettivo che mi ero prefisso, che era la salvezza, che era quello che mi era stato chiesto. Ora chi è subentrato al posto mio, gli auguro tutto il bene possibile, anche perché vorrà fare bene sicuramente, ma auguro il bene alla società, ai tifosi del Catanzaro e al Catanzaro. Però io vado via 3 giornate dalla fine con un vantaggio di 3 punti, con altre squadre alla pari e con gli scontri diretti a favore. Quindi non è che alla fine, sì, abbiamo perso con la Carrarese, Con il abbiamo perso Viareggio col no, Perù. però. Come? Con il Viareggio no, perché abbiamo perso, mi pare. No, No, abbiamo siamo sempre perso 3-1, matti. abbiamo vinto 2-0, Siamo quindi sempre il vantaggio è matti. sempre nostro con Sì. tutti. Quindi dispiace, però vado via che io lascio la squadra in questo momento salva. Quindi mi si può dire di tutto, io vado via con la squadra salva. Senta, non c'è un paradosso tenendo conto che nelle prime 13 partite del girone d'andata la squadra ha fatto 15 punti. Nelle stesse partite del girone di ritorno ne ha fatto 11. Non ho capito, nelle prime? Nelle prime 13 partite, perché quante sono le partite intere? 15, 15. Cioè, nelle prime 15 partite, mi pare che il Catanzaro nel girone d'andata ha fatto 15 punti. Nelle prime 15 partite, No, il adesso. Catanzaro nel girone d'andata ha fatto 21 punti, con la prima, col Barletti che giocavano sempre quello del girone d'andata, ha fatto 24 punti.
comunque ha fatto più punti la vecchia squadra, dice, questo voglio dire io. Ci sono dei rimpianti per le aggiunte che sono state fatte? No, nessun rimpianto, perché alla fine la società ha fatto delle scelte. Ho accettato le scelte della società. Condivise o no? Ho condiviso, non condivise, alla fine non importa. L'obiettivo è quello di raggiungere una salvezza per il Catanzaro. Poi quello, se le ho condivise o no, quello è un mio punto di vista. Quindi lascio tutto com'è. La cosa importante, come ho già detto, è che il Catanzaro possa raggiungere questa salvezza che fino ad ora se l'è meritata sul campo. E mi auguro che la raggiunga prima possibile, per più che altro per anche per loro stesso. Senta mister, oggi con questi toni un po' di messi, soft da parte sua, cosa che magari in altre circostanze lei non ha avuto, e questo perché lei si rende conto che qualche suo errore forse è stato anche commesso da questo punto di vista, perché è stato troppo diretto e troppo scontroso, polemico nei confronti di avvolti della tifoseria o della stampa? Io non sono mai stato né polemico con i tifosi né con la stampa, ho sempre detto la verità dei fatti, perché non mi nascondo dietro l'angolo. Se io ho qualcosa da dire, come dicevo ai tifosi, ma non a tutti, dicevo solo a quelli che venivano e fischiavano che non è corretto, ma non ho mai detto una parola su un tifoso del Catanzaro. I tifosi del Catanzaro li ammiro, perché seguono la squadra in massa, vengono a tifare per la propria squadra. Io ho sempre criticato, ho criticato solo qualche volta che bisogna aspettare fine partita per fischiare i propri beniamini, come la stampa non l'ho mai criticato, ho avuto solo qualche battibecco su qualcosa su cui non ero d'accordo, però sempre in buona fede, mai con un obiettivo. Sentami, se lei prima ha parlato di responsabilità, qualcuna sua e qualcuna di, chiaramente, di qualcun altro. Qual è quella che si rimpiange di più, quella che si attribuisce maggiormente di sua responsabilità, e quale invece ritiene che sia di altri e di chi? Le responsabilità sono di tutti. Le responsabilità paga l'allenatore, ma sono di tutti, quindi le responsabilità vanno divise tutte uguali, a parte uguali. C'è la mia parte, c'è quella del presidente, c'è quella del direttore, c'è quella di Pecora. Quando si perde, non è che perde solo l'allenatore o perde la squadra, perde anche la società, quindi le responsabilità vanno divise in parte uguali. Poi uno può condividere qualcosa o no. Io alcune cose le ho condivise, alcune no. Me ne vado via con rammarico di non aver concluso un campionato dove sono convinto che portavo la missione a termine, che era quella della salvezza, come la salvezza già in questo momento c'è. Senti, una domanda, dica. Prego, se qualcuno vuole. Mister, le vado a dire, essendo un po' più pratici, guardando la cosa su quello che è successo sul manto erboso, e come spiega questa involuzione della squadra? Cioè, sarà successo certamente qualcosa in quest'ultimo mese, non lo dico io, lo dice il campo, se è vero come è vero, che ai 7 punti consecutivi, frutto delle due vittorie in casa e del pareggio ad Andria 0-0, tutti quanti, lei compreso, ha parlato di, non di zona, la zona play-out è una zona che Catanzaro non compete. Si è parlato di zona 3-8, allora io dico, questa involuzione dai 7 punti, perché tutto è successo nell'ultimo mese con le sconfitte 4-0 a Frosinone, 4-2 a Perugia, e poi si era un po' avvicinato sullo 0-0, sia pure con qualche polemica magari extra calcistica, dopo lo 0-0 con la sconfitta domenica con la Cadalese, dove la squadra ha dimostrato che, volendo, dobbiamo essere, perché la partita la guardano tutti, non bisogna essere tecnici per capire certe cose in campo. Allora io dico, se la squadra nei 12 minuti in cui ha giocato dallo 0-2 è passata al 2-2, vuol dire, non lo so, come lei l'ha interpretato, lei giustamente lo interpreta dal punto di vista da tecnico, però chi è al di fuori e si pone determinate cose, a me è sembrata di vedere quasi la stessa partita
E quando è successo con la Cisco Roma, nella partita di andata, che poi nel ritorno la squadra ha dimostrato di poter recuperare ma di aver perso. Dico, c'è stato qualche cosa, ecco, questo che noi non ci spieghiamo. Non ci spieghiamo noi giornalisti, perlomeno io, ma non si spiega il pubblico, oppure se se lo spiega dà a commenti. Vogliamo qualche delucidazione in merito, allora, se è una questione solo tecnica del campo. Allora, tornando indietro per quanto riguarda playoff e non playoff, ci poteva essere un campionato diverso dopo Frosinone. Purtroppo dopo Frosinone abbiamo perso, abbiamo preso una mazzata, e una mazzata vuol dire sempre con un uomo in meno, perché ormai eravamo abituati a giocare sempre in 10, dove si andava ad andare, quindi non fa dopo Frosinone, ci hanno ridimensionato e si è capito che tipo di campionato dovevamo andare ad affrontare. Quindi l'obiettivo del Catanzaro è, da inizio anno, io ho sempre detto, noi siamo una squadra per cercare di salvare la categoria. Per vincere i campionati bisogna avere elementi importanti come c'era Perugia, Avellino, Frosinone, lo stesso Latina, Nocerina, quelle sono squadre attrezzate. Noi eravamo attrezzate per non retrocedere e credo che l'obiettivo si stia raggiungendo, come si stava raggiungendo, anche se ora siamo salvi, ora come ora, sono salvi, ora non faccio più parte, quindi mettiamo le cose così. Per quanto riguarda la partita di domenica, se la paragonata alla partita della Cisco, come mi dite, io non lo so, quella partita non l'ho vista. Dal mio punto di vista, se c'è stato qualcosa, ma non penso, perché nessuno vuole perdere, io ho pagato a caro prezzo, quindi non vado a pensare al male, perché alla fine, perché dovrei andare a pensare male che si sono potuti perdere la partita, ma non esiste. Per me, se capita una giornata, no, così la interpreto io. È andata così. La cosa importante, come ho già detto, è aver lasciato a Catanzaro un buon ricordo, mi auguro, con una vittoria di un campionato. Lascio la squadra 3 giornate dalla fine che salva, mancano ancora 3 partite, però io vado via che la squadra in questo momento è salva. Lascio qualcosa di importante, ho dato qualcosa di importante a Catanzaro, ai tifosi, alla città, come la città e i tifosi hanno dato a me, nulla da dire. Vado via a malincuore, però vado via con la consapevolezza di chi ha dato il massimo e chi ha voluto dare qualcosa importante a Catanzaro e fare capire che per raggiungere obiettivi ci vuole una programmazione, ci vuole una struttura, ci vogliono tante cose che non sta a me ora a dire cosa ci vuole e cosa non ci vuole. Io faccio l'allenatore, quindi ora ci sono altri, ci penseranno altri. Quello che volevo dire io l'ho già detto, sono venuto qua per ringraziare il pubblico che è stato stupendo per i 2 anni che mi ha fatto vivere, non ho mai avuto una contestazione da parte del pubblico, da parte vostra sono stato bene, ho avuto qualche battibecco con qualcuno, ma è normale, sempre nel giusto, mai andare fuori dalle righe, anche perché, come ho detto in passato, se sbaglio chiedo scusa, come ho sempre fatto. Poi io sono fatto in una maniera, sono buono, non sono uno che tradisce nel senso, se io non ho mai tradito nessuno, come non lo farò in vita mia, che non vuol dire che sono stato tradito, nel senso che io se parto con un progetto voglio arrivare a termine con quel progetto. Purtroppo il calcio è questo, non ci sono arrivato, ho fatto solo 2 anni, però mi auguro che il progetto possa andare avanti con un'altra persona e mi auguro che a Catanzaro possa tornare il calcio, quello vero, quello pulito, quello importante. Io solo nell'immediatezza volevo solo precisare, al cospetto di tutti, per non lasciare equivoci, io non ho mai detto che i giocatori si sono venduti, come lei ha detto, ha usato il termine venduti, io non ho detto che non ho usato il termine venduti. No, venduti in senso lato della parola. Specifichiamo, sì, però, le parole, che non è detto venduto. Siccome mi ha nominato la partita della Cisco, io ho detto che con la Cisco, io non l'ho neanche vista e non so. In ogni caso, né riferimento alla partita con la Cisco, né riferimento alla partita con la Carrarese, tengo a precisare che Mario Mirabello ha detto la parola venduto. Ho detto,
qualche giocatore sottotono, ma sono gli aspetti extracalcistici, non la rilevanza penale, una di carattere, chiariamo subito, perché una di carattere tecnico, un'altra di carattere extracalcistico. Lei, c'è stata una fase del campionato in cui fondamentalmente non riusciva a trovare forse il modulo tattico giusto, poi un'altra fase in cui magari un giocatore che prima era in tribuna la settimana dopo si è trovato capitano della squadra. Ammette, o magari no, perché secondo lei non è vero, che c'è stata una fase in cui è andato in confusione sotto un aspetto tattico? Questa è la prima domanda. La seconda, quella di carattere extra calcistico. Cosentino in una fase, dopo 4 sconfitte consecutive, disse che lei e lui siete una cosa sola, lui sarebbe andato via con lei, che non ci sarebbe stato nessun direttore sportivo. Poi l'arrivo di Ortoli, oggi l'esonero. Cosa si è rotto tra lei e Cosentino? Se Cosentino ha capito qualcosa, perché l'arrivo di Ortoli è stato un po' lo spartiacque. Lo spartiacque. E se tra lei e il presidente c'è ancora un buon rapporto. Ho capito quello che vuole dire. Allora, non sono mai stato in confusione, semplicemente non avevo gli uomini giusti per poter fare un modulo come intendo io il calcio. Ma gli uomini all'inizio li ho scelti lei, mister. Ma gli uomini li ho scelti all'inizio, però ho avuto diversi problemi per quanto riguarda fisici, con alcuni che erano giocatori importantissimi per quanto riguarda la struttura del Catanzaro, e credo dopo averli recuperati, quella squadra lì che abbiamo costruito assieme a Michele Ruggero ha fatto 24 punti. Poi ho perso di nuovo altri elementi importanti, girone di ritorno con altri uomini, e non c'avevo neanche in questa occasione gli uomini per poter fare il calcio che intendo io, e mi sono dovuto adeguare alla squadra. Purtroppo i risultati non sono stati quelli, però nulla da rimproverare su nulla. Io ho dato il massimo per una società, per una squadra e per una città, poiché uno la interpreta in una maniera o in un'altra, io sono cosciente, tranquillo, sereno, perché io il mio obiettivo, oggi sono andato via da Catanzaro, ma il mio obiettivo l'ho raggiunto, che è quello di lasciare la squadra che salva per il momento. Non vado via che sono quint'ultimo, quart'ultimo, terz'ultimo. Io vado via, come ho già detto, allora accetto la decisione della società, ma non la condivido, questa sì, senza nessuna polemica. Comunque, come la stessa cosa dico ai tifosi del Catanzaro, di stare vicino alla squadra, perché Cozza passa, passeranno anche gli altri, Catanzaro rimane per la gente di Catanzaro, che sia ben chiaro, non è che si arriva a Catanzaro e si inventa qualcosa qualcuno. Cosentino, Cozza e Ortoli, che mi rispondo in questo, cioè il rapporto tra lei e il presidente è cambiato nel corso della stagione? Ma io non devo andare, il rapporto, io il presidente l'ho sentito dopo la partita, mi ha annunciato quello che mi doveva annunciare, non l'ho condivisa, però l'accetto perché fa parte del calcio. Di sicuro sapranno fatto questa scelta, mi auguro che sia per il bene del Catanzaro, perché Cozza a Catanzaro c'ha un obiettivo, purtroppo non lo può raggiungere, però mi auguro in futuro di poterlo raggiungere, che era quello di andare in B col Catanzaro, però lascio a loro, con la speranza che Catanzaro possa tornare in B. Un capitolo ancora aperto. Io con Catanzaro ho un capitolo aperto. Per il momento mi auguro che la squadra possa festeggiare già domenica la salvezza. Poi con Catanzaro andremo a discutere col presidente quello che succederà più avanti, perché Catanzaro per il momento è, sì, è una pratica. Sono ancora un tesserato del Catanzaro, ho ancora 2 anni di contratto. Siccome qualcuno gli ha fatto domande, Cozza è un peso per il Catanzaro. Cozza non è un peso per il Catanzaro. Cozza, se finiva il campionato e Cozza il Catanzaro non lo voleva, Cozza faceva la rescissione senza problemi. Ora Cozza è stato esonerato, non ha finito il campionato, quindi a fine campionato se ne discuterà. Senta, quantomeno non si rimprovera di aver fatto l'aziendalista a gennaio, quando sono arrivate le evidenti che, diciamo la verità, non gli sono piaciute.
quando si lavora per una società bisogna cercare di dare il massimo per la società e cercare di portare i risultati per la società. Io ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Come ho già detto, non sono venuto per avere polemiche con la società o con qualcuno. Sono venuto per ringraziare voi, il pubblico. Almeno qualche cosa. Sono venuto per quello più che altro, ringraziare il settore giovanile che mi ha dato grosse soddisfazioni, perché portare due squadre a fare le fasi finali, mi auguro che passano già domenica gli allievi e possono passare come la Beretti. Credo che sia un orgoglio per me, che ho creduto sempre nel settore giovanile, e per la gente di Catanzaro che finalmente vede due squadre dopo un anno che vadano a fare le fasi finali con il settore giovanile. Ho creato con Moro una scuola calcio che a Catanzaro non c'è mai stato, mi auguro che possa proseguire per il futuro. Ho cercato di creare qualcosa di importante, perché nelle squadre dove sono stato da calciatore ho sempre studiato il settore giovanile, perché io sono del parere che dal settore giovanile arrivano i campioni, e se uno vuole vivere con una società deve pescare nel settore giovanile, e mi auguro che possano continuare, perché dal settore giovanile arrivano le risorse per la prima squadra. Solo questo. Almeno un'altra cosina, vediamo se ci risponde. Erano state preannunciate la dimissione di tutto lo staff tecnico. Come mai qualcuno ha fatto marcia indietro? Guarda, io allo staff gli ho detto, vi dovete dimettere, io allo staff gli ho detto, il mister va via. Se voi date una mano al Catanzaro sono contento. Come a Carmelo Mori gli ho detto: Carmelo, tu non puoi mai andare via da Catanzaro. Tu qua, assieme a chi hai portato qua, hai creato un settore giovanile col tuo allenatore di fiducia. Hai portato dei ragazzini che credono in te. Non puoi andare via perché li lasci in mezzo a una strada. Devi cercare di portare a termine il tuo lavoro. Poi parlerai con la società. Vedrai la società cosa ti dirà a fine campionato. Non è detto che tu non possa restare o puoi andare via. Tu devi fare il tuo lavoro, devi portare il settore giovanile a buon fine. Hai raggiunto un obiettivo importante che è solo il finale. E sono contento perché se lo merita, come se lo meritano anche i ragazzi. Non è che sono un matto o per ripicca devo dire andate via tutti. Non sono un matto. È normale, lo staff perde l'allenatore e dice io me ne vado. Io prima di fargli prendere delle decisioni sono stato abbastanza chiaro: se restate è dato una mano, bene, se volete andare via perché l'allenatore va via non so io che vi devo costringere a restare o andare via. Sono contento che D'Urso sta dando una mano, sono contento come Moro sta dando una mano al settore giovanile. Degli altri che si sono dimessi, da una parte sono contento, da un'altra parte mi dispiace, però chi è legato a un tecnico è normale, penso che sia una cosa normale. C'è anche da dire che rinunciano a bei soldini, rinunciano a 3 mesi di stipendi, non è che rinunciano a niente, quindi bisogna entrare anche nella testa di chi poi prende una decisione. Da parte mia, per me, se lo staff stava... Lo staff, se la società riteneva opportuno di tenere lo staff a tutti i costi, non avrebbe accettato le dimissioni di tutti, perché alla fine è rimasto solo D'Urso. Però sono contento perché vuol dire che darà una mano a raggiungere l'obiettivo, che raggiungendo un obiettivo è anche merito di chi è andato via alla fine. Da uomo di calcio non trova contraddittorio il fatto che venga esonerato un allenatore però si chieda al suo secondo di rimanere? No, perché sono del parere che se al secondo gli chiedono prenditi la prima squadra è diverso, ma se devi collaborare con un tecnico che arriva, che può darsi che non conosce tutti gli effettivi, ci vuole qualcuno che gli spiega un po' come sono fatti i calciatori, quello che hanno fatto, il lavoro che hanno fatto e che non hanno fatto. Non mi va che poi mi si venga a dire che D'Urso è rimasto perché non ha voluto. D'Urso è rimasto perché la società ha ritenuto opportuno che potesse dare una mano, come è giusto che sia, altrimenti chi andrebbe a dire? Non è che un tecnico che arriva conosce tutto il 27, ne potrà conoscere
12, 13, 15, tutti no, ha bisogno di qualcuno che gli dia una guida, poi è normale che sceglierà lui, però uno che gli dia una guida ci vuole. Se vogliamo dirla tutta, il suo successore obiettivamente è stato carino nel dire che la consente in questo periodo delicato, eccetera, eccetera, le mandi salute, eccetera. Questo, come ho già detto prima, io gli faccio un grosso in bocca al lupo, con l'augurio di che possa raggiungere già la salvezza domenica. È un tecnico che personalmente non conosco, ma sicuramente sarà una brava persona, una persona preparata, è una persona che può dare in queste tre partite qualcosa di importante a Catanzaro, questo sicuramente. Poi non so, io gli auguro tutto il bene, di più non posso fare. Lo ringrazio per le parole spese, però l'obiettivo ora è uno: salvare il Catanzaro, e mi auguro che lui possa riuscirci alla subito.